bella chiacchierata anche in quel caso all'hotel, quello vicino all'Ariston. Sì. Adesso con te è un piacere ritrovati, non abbiamo però ancora sentito il pezzo perché siamo di mercoledì mattina e quindi facciamo l'intervista in bianco. Tu hai la canzone più bella della storia degli inediti dei talent, no? Quindi mi avevi detto che siamo su quelle corde dell'amore. È assolutamente su quelle corde lì, quindi se ti è piaciuta l'amore allora non potrà non piacerti. Quindi sussurrato, chitarra, acustico, ritmica elettronica? Sì, forse c'è più chitarra elettrica, c'è anche la solo di chitarra. Quindi. Addirittura, nel 2020, fantastico. è vero. No, ho voluto portare un'altra caratteristica, capito, di me. Rispetto all'altro anno che era tutto sottofondo di pianoforte, quest'anno c'è molta chitarra e c'è quell'intimità che appunto... Quindi più sound ma senza perdere l'intimità. Allora abbiamo cercato un po' intanto di definire il pezzo. Più che altro appunto l'idea di ritornare sul luogo del delitto a un anno di distanza non capita a tutti, perché spesso fanno aspettare un giro in più e tanto la discografia deve lasciare andare del tempo utile per pubblicare i dischi, invece evidentemente la qualità del tuo brano ha convinto tutti. No, sono stato contento perché insomma subito l'anno dopo era strano e invece ci siamo riusciti e quindi sono fiero di questa cosa qua e sono sicuro che andrà come deve andare, perché l'idea è di riconfermare. Allora, lo chiamiamo Nigio perché è il diminutivo ma è anche il titolo del disco che esce domani mattina. Sì, no, sì, esce il 14 febbraio, è ora. Si chiama Nigio perché volevo... Nigio non è il cantante R&B Nigio, quello è un altro. No, quello è un altro, sono io, quello è il mio diminutivo da sempre, un po' per constatare il fatto che come se fossi al bar con un amico e gli stessi raccontando delle storie. Così. Come stiamo facendo adesso io e te, te la stiamo facendo raccontando. Senti, e appunto l'album magari ha delle varietà di colori, di sfumature, con tutti anche poi gli stili che hai proposto, perché dal fischiettato di quest'estate al duetto anche con quelle basi fantastiche con la Gianna del singolo. C'è molta chitarra, sono 8 canzoni, 8 stanze diverse, 8 argomenti diversi, 8 ritmi diversi, c'è molta chitarra e sono felice di questa cosa qua, quindi... Ho portato ancora di più un lato che in tour ho capito che piace al mio pubblico e quindi ho voluto mostrarla. E quindi più sound anche in quel senso, insomma. Vedremo insomma anche buoni riscontri. Speriamo, ci sono collaborazioni illustri alle quali ci hai già abituato. Bravissimo. Fai dei nomi. C'ho Panariello. Canta. No, è un ottimo recita, cantante. Recita un monologo a fine canzone, si chiama L'ora dei tramonti, che sembra una storia di Bukowski. C'è una coda di chitarra che continua, c'è questo monologo che ho scritto, ho chiesto a lui se poteva recitarmelo e... Quindi andiamo sul beat allora, anche un po' strano, sì. E tra l'altro a proposito di monologo recitato ci sarà il duetto con Simone Critticchi e qua sul sussurrato ti scateni tu. Sì, Simone si è dimostrato il grande artista rap perché subito ha accettato di venire con me a fare questa avventura, di regalarmi insomma... questo duetto e sono felicissimo. E poi ti chiedo solo un'ultima cosa di commento proprio a Ti regalerò una rosa. Per me è la prima canzone rap della storia ad aver vinto Sanremo, perché lo schema epistolare con ritornello è Stan di Eminem, ovviamente con dei contenuti un po' più poetici all'interno, però lo schema è quello, un brano rap. No, è verissimo, è un brano, penso proprio di sì, perché poi la strofa è serrata, è molto ritmica, quindi sì, assolutamente. Io faccio in bocca al lupo a Enrico Nigiotti, artista che abbiamo voluto e cercato anche grazie alla collaborazione delle amiche della Sony, proprio anche perché è una delle priorità radiofoniche per noi in assoluto. Se passi dalle parti di Tortona, provincia di Alessandria, col tour, non lo so. Assolutamente, se vengo da voi, assolutamente. Vabbè, allora questo ce lo segniamo, c'è un ottimo festival in estate molto importante da noi, Arena d'Ertona, potrebbe essere un'idea. Grazie Enrico Nigiotti, fai un saluto a Radio PNR. Un saluto a Radio PNR.